Va bene, allora mi dicono di cominciare. Intanto chiediamo scusa per 25 passa minuti di ritardo, e però non è dipeso da noi. Io mi chiamo Vincenzo Dita, per chi non mi conosce, faccio il presidente di Società Libera, che è questa strana associazione che si occupa di liberalismo e che domani farà questa 10ª marcia internazionale per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. Però come ci siamo disposti, Omer praticamente è senza traduzione, signori. Lui è senza traduzione. Ci siamo disposti male, disponiamoci meglio. Detto questo, che domani, dicevo, facciamo la 10ª marcia internazionale per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. Questa marcia, appunto, della 10ª, la facciamo da 10 anni insieme ai rappresentanti delle comunità, di varie comunità, diciamo, in esilio, presenti in Italia e presenti a Roma, tant'è vero che la marcia è contemporanea, va a Parigi e a Roma. Qui abbiamo alcuni rappresentanti che domani marceranno con noi, abbiamo Dejen Dolkar della comunità, già presidente delle donne tibetane in Italia, abbiamo Blanca Riceno della comunità venezuelana, di cui proprio in questi mesi ci siamo tanto occupati, visto la situazione in Venezuela, e abbiamo rappresentante anche a nome della Cader, di Debbie Cader, che oggi doveva essere qui con noi, ma è rimasta bloccata a Bruxelles, malgrado sia arrivata da Washington per problemi di salute, quindi sarà sostituita da Omer Canan del Congresso Mondiale. Perché siamo qui? Mi è arrivato un signore, non è che il signore che aspettiamo. Sì, buonasera. Io non la conosco, ma l'ho individuata. Buonasera. Buonasera, scusate ancora. Abbiamo appena iniziato, abbiamo appena fatto le presentazioni. Quindi presentiamo anche lui. Albino Cesolini, assessore all'ambiente via Francigena del comune di Campagnano di Roma. Benissimo. E allora lei con la sua presentazione ci ha già introdotto a via Francigena. Io volevo dire appunto come mai siamo qui, visto che questa marcia la facciamo a Roma e a Parigi, il giorno prima siamo a Campagnano di Roma. Perché questo, se non mi correggo se sbaglio, assessore, è l'ultimo tratto della via Francigena praticamente prima di arrivare a Roma, perché siamo 25-30 km dalla capitale, quindi penso che sia l'ultimo step, no? Sì, sono questi 10 km tra Campagnano e Formello che potrebbero risultare l'ultima sosta prima di arrivare al Vaticano. Al Vaticano. Benissimo, e allora noi qui abbiamo dei rappresentanti, dicevo prima, delle varie comunità, ne abbiamo 3 presenti qui, abbiamo sicuramente una buddista, visto che parliamo di Tibet, abbiamo sicuramente un musulmano, visto che parliamo di uiguri che abitano in Cina, minoranza cinese, abbiamo anche qui una cristiana, però una venezuelana, non di estrazione cattolica, ma valdese, se non si sbaglio, e via dicendo. Poi chi vi parla è un ex cattolico, ma questo è il mio problema personale, non andando d'accordo con questo Papa mi definisco un ex cattolico. Cristiano ma non cattolico. Non è vero, perché sono un cattolico, ma voglio dire non sopporto il Vaticano, ma qui non mi sento nessuno. Chiudiamola qui la partita subito. Sì, non sei solo. Chiudiamola qui. Abbiamo delle diverse religioni, se troviamo sulla via Francigena, perché? Perché noi negli ultimi anni, assessore, nel momento in cui abbiamo marciato a Roma e a Parigi abbiamo anche marciato per le minoranze cristiane, ci mancherebbe altro che noi non marciassimo anche per quel tipo di minoranze, e in modo particolare quest'anno volevamo dedicare con un'attenzione in più alle minoranze cristiane e viaggiare, oltre a dedicare la marcia a 2 amici che sono in prigione in Iran, che sono questo medico che è in prigione praticamente da quasi un anno, dall'anno scorso, è un giornalista che è un nostro amico che noi portammo in Italia nel 2006 e a cui conferimmo il premio internazionale alla libertà, che però è ritornato in prigione. Quando noi lo portammo nel 2006 aveva appena scontato 3 anni di prigione, adesso ce l'hanno rimesso un'altra volta.
quindi praticamente la marcia è dedicata a loro in modo particolare, ma non vogliamo dimenticare le minoranze cristiane. Per questa ragione, praticamente d'accordo con l'amico Marco Patriarca, abbiamo scelto, come dire, questa località, perché lui ce l'ha fatto visitare in anteprima, ci ha parlato della via Francigena, ci ha parlato di questo posto meraviglioso, ci ha parlato di questa sala che in qualche modo è stata battezzata, se non mi sbaglio, la sala Francigena. Sì, sì, abbiamo deciso l'altro giorno, Marco, il nome, sì, non sarebbe neanche male, è un'ottima proposta. E quindi, per dare, come dire, continuità al discorso sulle minoranze cristiane, abbiamo detto, beh, facciamo un'antemarcia partendo da Campagnano. So che l'amministrazione comunale ci ha ospitato volentieri, tanto è vero che abbiamo in questa sala Francigena, e via dicendo. Io poi vi lascio subito in qualche modo la parola. Avevamo invitato tre esponenti di queste tre comunità che ho presentato prima, via dicendo, per parlare un po' della situazione dei loro rispettivi paesi e in qualche modo che soffrono veramente la mancanza di libertà, e in modo particolare il Venezuela in questo momento, per le ovvie ragioni. Il Tibet oramai soffre dal 53, da sempre, si può dire, dopo l'invasione cinese e il massacro a Lhasa. E mi diceva, prima di entrare in sala, che in qualche modo ieri, per dire come si precipitano e continuano a precipitare le situazioni, due nipoti della Rebbia Kader sono stati ancora arrestati in Cina il mese scorso, dopo tutta la galera che si è fatta lei, suo marito e quant'altro, e via dicendo. Quindi la situazione nel mondo non è tranquillissima per quanto riguarda i diritti umani, anche se se ne parla spesso, comunque, a proposito e a sproposito, e via dicendo. Io, per chiudere il nostro ragionamento e per chiudere la panoramica su Società Libera, volevo dire quello che ho scritto anche in un articolo in questi giorni. Noi sono anni, e chi marcia con noi, vedisi Decen, se la ricorderà, quanti sforzi abbiamo fatto anche nella Birmania, nel momento in cui in Italia c'erano solo 5 birmani che marciavano, perché fisicamente c'erano 5 birmani in Italia, oltretutto abitanti a Brescia, venivano a Roma e via dicendo. Quando fino a 4-5 anni fa la San Suu Kyi era in qualche modo prigioniera a casa sua, e nessuno si preoccupava della cosa. Poi la San Suu Kyi ha fatto pace con il generale, poi è uscita da casa sua, è diventata ministra degli esteri. Io sono 3 anni che racconto un po' sempre la stessa cosa: non marciamo più per la San Suu Kyi, perché sono 3 anni che in qualche modo quella minoranza musulmana, che a me non è particolarmente simpatica, voglio dire, però è una minoranza musulmana in Birmania, e via dicendo, viene praticamente, fatemi passare anche il termine, un po' massacrata, come ultimamente si è visto, perché sono fuggiti in massa verso la Thailandia, via dicendo. E questo anche con il beneplacito, mi permetto di dire, della realpolitik della signora San Suu Kyi. Coloro che abbiamo difeso ieri, non è detto che li difenderemo sempre, tant'è vero che oggi non difendo la San Suu Kyi, ma difendo la comunità dei Rohingya e via dicendo. Questa dimostrazione che la libertà è indivisibile, e la libertà va difesa con i cani da guardia giorno dopo giorno, e spesso si possono anche cambiare le posizioni. Mi taccio qui, se non vado avanti, dando la parola all'assessore. Visto che siamo suoi ospiti, lei è padrone di casa, come minimo, come dire, ha diritto di parola. Beh, nonostante il ritardo, che può sembrare un po' poco rispettoso nei vostri confronti per la magnifica iniziativa che avete organizzato, creato e pubblicizzato, oggi è stata una giornata molto impegnativa nell'ambito amministrativo, anche con qualche problema fisico abbiamo avuto, ma per fortuna sembra che tutto si sia risolto. Lo ringrazio per averci dato la possibilità come comune di parlare di popoli oppressi. Questa è una storia che viene da lungo termine, dalla Bibbia, quando il popolo ebraico oppresso in Egitto, poi un'altra testimonianza molto forte è il popolo indiano negli Stati Uniti d'America, gli indiani d'America che prima costretti nelle riserve a fare i giullari di corte addirittura per qualche cibo, addirittura adesso forse sono quasi del tutto spariti per
passare per il popolo di Betano, da più di mezzo secolo ormai sotto il regime cinese oppresso e incapace di poter esprimere le proprie idee e uscire dal proprio paese. Il popolo uiguro, oggi qua rappresentato, la nostra solidarietà. Anche se sembra strano, oggi mi faccio alle parole di Papa Francesco in cui disse che la Chiesa non metterà per proselitismo, ma metterà per testimonianza. Probabilmente pure la conoscenza di questi pessimi fenomeni che ci ritroviamo possono essere ascoltati e capiti dalle persone grazie alle testimonianze come quella di oggi che ci possono dare, ci possono offrire per poter sensibilizzare nuove persone. Quindi faccio l'invito a voi, prendo l'impegno io come amministrazione e nei confronti delle altre amministrazioni dovete premere di più verso tutte quante le amministrazioni affinché noi possiamo diventare una cassa di risonanza verso tutto quanto la nostra cittadinanza, il popolo e quello di altri comuni. Vi ringrazio dell'invito. Bene, allora, Dace, andiamo sul Tibet. Subito. Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore, ringrazio il direttore Vincenzo, amici di voi, amici Venezuela e tutti quelli che sono qua a sostenere la causa dei popoli oppressi. Ringrazio tutti, io volevo dire che Tibet è veramente un problema grande, un problema grosso, perché veramente non c'è libertà di parola, libertà di pensiero, ci sono moltissimi prigionieri, voi sapete, che c'è, per esempio, no, piccolo esempio che faccio, Panchen Lama è un reincarnato di un maestro importante, di un decimo Panchen Lama, e lui è 11 adesso. Quando aveva 6 anni, il governo cinese hanno fatto sparire. Nel 1995, noi non sappiamo niente, anche di né di sua famiglia, né di anche sua, non c'è una traccia. Poi ci sono veramente da elencare tutti i prigionieri, qua non c'è tempo. Esempio anche di Chukwu Tenzin Delè, un maestro importante, lui è stato in prigione e morto recentemente. Ci sono tantissimi problemi, quindi come si chiama? Il mondo sembra chiuso occhi fronte ai nostri problemi di oppressi, perché Vincenzo fa ogni anno fa questa marcia, ma ci sono poche persone che aderiscono, perché fanno tante pubblicità nella Facebook, no? Tramite Facebook, fanno veramente, lavorano giorno e notte. Una causa buona, una causa importante, ma perché non aderiscono la gente? Io non capisco. Perché il problema del popolo oppresso, anche per voi, no? Perché un giorno può cadere anche per voi. Non è detto che voi siete sempre sta bene, no? Perché noi siamo interdipendenti. Tutti i popoli sono interdipendenti, uno dipende dall'altro. Noi oggi già non siamo benissimo. Perché penso che società libera, scusa se ti rubo la parola, ma la battuta è facile. A partire dal prossimo anno, visto la burocrazia, il comune di Roma che ci impedisce di fare la marcia come vorremmo, la polizia, quant'altro, e dicendo, potremmo annoverarci tra i popoli oppressi pure noi dalla burocrazia. Quindi noi siamo in interdipendenza, come dice il nostro capo spirituale, Sua Santità Dalai Lama, ha sempre insegnato di non violenza, no? Noi siamo un popolo non violenza, non facciamo male a nessuno, pur di non fare male, vedi, fanno protesta contro il governo cinese,
non fa danneggiare a nessuno, ma si immola. Finora i tibetani sono immolati, 150, più di 150 sono immolati per la protesta contro il governo cinese perché manca la libertà. Loro chiedono, quando protestano, vogliono che Dalai Lama ritorni in Tibet, vogliono che diritti umani in Tibet, vogliono che lasciano pace a noi, perché noi, loro sono entrati nel nostro paese, non è che noi siamo entrati nel loro paese. Perché nel 1949 il governo cinese hanno occupato il Tibet. Noi, tutto il mondo lo sa, però il problema perché economia, problema di economia, no? Perché ci sono, come si chiama, interessi di economia, nessuno frega. Ma gente lo sa, però perché non aiutano, non fanno niente, non muovono un dito, come mai? Adesso ci sono mass media, come si chiama, ci sono Facebook, ci fanno tanti, no? Tanti pubblicità, no? Se non frega, come mai? Questo non è giusto, perché un giorno cinesi vengono qua e occupano l'Italia, per esempio, e dicono che San Pietro è nostro. Allora voi state bene? Per voi state bene? Io non credo, perché loro sono venuti da noi, Podala è il nostro, come si chiama, fanno adesso è diventato come museo. Tutti vanno lì, fanno bella foto, fanno. Avete visto qualche filmino? Così stanno. Quindi Dalai Lama è venuto tantissime volte qua. Io sono molto contenta che il popolo italiano sono amici del Tibet. Amano Tibet, questo sì, questo, quindi io ringrazio il popolo italiano, però il governo non è che aiuta tanto perché c'è problemi economici, no? Di rapporti economici, quindi poteva fare 50 per 50, no? Un po' di paura di dare dispiacere a, per esempio, anche Papa, no? Papa Francesco non è ricevuto da Dalai Lama quando è venuto qua all'auditorium. No? Perché non è giusto. Perché anche Dalai Lama è capo spirituale, è capo esemplare per tutto il mondo, è portavoce della pace, no? Non violenza. Quindi perché non così ricco, un valore interiore ricchissimo, perché non deve sfruttare, come si può, non deve usare? Perché allora Tibet ha bisogno di voi, voi bisogno di noi, no? Per esempio, quando Dalai Lama viene qua, vengono migliaia e migliaia di persone a seguire. Per esempio, anche in Taormina, no? Messina, Taormina, Firenze, Milano, pieno, 10.000, 20.000. Ma quando noi facciamo qualcosa del Tibet, qualcosa di società libera, perché non viene gente allora? Egoista, questa è una veramente egoista, non è che altruismo deve essere altruismo, questo è molto importante. Quindi io adesso mi fermo qua, perché ci sono tantissimo che parlerà. Quindi ci sono veramente, Tibet ha bisogno di voi e voi bisogno di noi, veramente come detto prima, siamo interdipendenti. Noi crediamo che abbiamo fatto da noi, ma come fatto da soli? Come fa? Se non c'è macchina, come fai a camminare? Se non c'è qualcuno che coltiva insalata, come fai a mangiare? Tu da solo non puoi vivere, perché tutto dipende da qualcuno coltivato, qualcuno ha fatto scarpe, qualcuno ha fatto vestiti, quindi veramente siamo interconnessioni, come si chiama? Siamo interdipendenti, perciò è molto importante aiutare anche il popolo oppressi, come gli Uiguri, come Venezuela, come Tibet, ci sono anche altri, Iran, tantissimo. Perché non fate un po' di interesse, no? Non è che se fate bene altri, anche tu sei felice, interiormente sei felice. Invece tu pensi solo per tuo mondo, non è che sei felice, non passa tempo, nemmeno passa tempo. Invece tu si occupa di qualcosa,
qualche paese che è occupato, sei impegnato, no? Mentalmente sei impegnato e sei felice. Questo. Tutti noi desideriamo la felicità, tutti, no? Nessuno è escluso. Anche gli italiani vogliono essere felici, anche gli uiguri, anche i tibetani, anche tutti quanti vogliono essere felici. Chi è che dice non vuole essere felice? Fammi vedere. Se c'è così, allora bene. Però non è così. Noi stiamo illudendo, come si chiama? Siamo illuso. Quindi veramente fare una bella pensiero, no? Bisogna fare riflessione. Riflessione, veramente. Perché io non parlo bene, scusa, il mio italiano è un po' così così, ma spero che voi avete capito. Quindi, per esempio, recentemente a Delhi, i giovani tibetani hanno fatto protesta, no? Contro il governo cinese, perché adesso loro stanno facendo assemblea in Tibet, in Cina. Hanno arrestato 50 giovani. Perché no, veramente manca libertà. Libertà fondamentale noi non abbiamo. Per esempio, i ragazzi giovani tibetani non possono studiare. Non possono studiare lingua tibetana. È così. Allora, grazie. Grazie, Deshen. Poi possiamo, se c'è un attimo di tempo, ritornare su alcune cose che tu hai detto. Adesso diamo la parola a Omeria Tana, che rappresenta il popolo uiguro, questo popolo che sembra una minoranza, ma praticamente sono quasi metà degli italiani, perché parliamo tra i 20 e i 25 milioni di persone che vivono nel nord-ovest della Cina. A lui la parola. Thank you. Thank you, Mr. Bodita. Thank you, Minister. I'm very happy to speak here today. Actually, Ms. Rabia Kadir, the president of the World Youth Congress, was supposed to speak, but unfortunately she couldn't come because she is sick, so she's in Brussels. And also she got a very sad news from her family back home in Urumqi. As Mr. Polita pointed out, her two granddaughters, one of them was 23 and the other was 29, were arrested by the Chinese authorities almost a month ago, and Ms. Kadir only found out yesterday. And the worst thing is nobody knows about the whereabouts. The new party secretary of the region, the East Turkestan, we call our land East Turkestan, the Chinese call it Xinjiang Uyghur Autonomous Region. So I want to give some background information also, because the situation of Uyghur people is very similar to the Tibetans. The China occupied East Turkestan in 1949, 1 year before they occupied Tibet. Grazie, ringrazio il dottor Olita, ringrazio l'assessore, sono molto felice di parlare qui. La signora Rabia Kadir, presidente del Congresso Mondiale degli Uiguri, avrebbe dovuto essere qui al posto mio, ma purtroppo ieri si è sentita male a Bruxelles e quindi ora è a Bruxelles. Inoltre ha ricevuto una triste notizia dalla famiglia che si trova ad Urumqi, come ha accennato prima il dottor Olita. Due delle sue nipoti, cioè figlie dei figli, che hanno 23-29 anni, sono state arrestate dalle autorità cinesi un mese fa e lei lo è venuto a sapere solamente ieri. E la cosa peggiore è che nessuno sa dove siano. E il nuovo segretario del partito che si occupa della regione, della nostra regione, che noi chiamiamo Turkestan Orientale, perché i cinesi invece la chiamano regione autonoma dello Xinjiang, ve ne parlerò adesso, vi dirò che caratteristiche ha. Vorrei infatti darvi alcune informazioni di sfondo, di background, perché la nostra situazione è molto simile a quella del Tibet. E il Tibet è stato invaso nel 1949 e noi un anno prima. Of course, has been implementing the same policies which in East Turkestan, which they implemented in Tibet.
And now the party secretary of the new party secretary of our region, East Turkestan, is the old, you know, used to be the party secretary of Tibet for 4 years. He, by his very brutal policy, managed to, you know, silence the dissent almost in Tibet. Very brutal policy. And now he is implementing the same policies in East Turkestan. So he started a very mass arrest campaign in East Turkestan. Also, Ms. Kadir's two granddaughters were also victims of this, you know, policy. So they were arrested one month ago, but Ms. Kadir only found out yesterday, and it was very sad because she spent 6 years in Chinese prison herself, and then Chinese authorities released Ms. Kadir because of international pressure on Chinese authorities, because Ms. Kadir was very high profile person. She was the seventh richest person in China, and also she was the member of Chinese parliament and very prominent, you know, leader of the Uyghur community. So when she arrested, she was arrested by the Chinese and sentenced to 6 years, 8 years imprisonment. There was an international campaign on behalf of her, and because of that international campaign and the interference of many governments, including US government, the Chinese government had to release her in 2005. In March 2005. But what happened is, when she came out of prison, she began to also to speak up against the Chinese government's policies and began to expose the human rights violations against the Uyghur people in the region. And Chinese government, in order to take revenge from Ms. Kadir's human rights activities in the West, arrested all family members of Ms. Kadir. Then later, they sentenced to Ms. Kadir's two sons, Mr. Alim, to 7 years imprisonment, and Mr. Oblikim to 9 years imprisonment. And they spent, they completed their prison terms, and then was released from the prison. But the whole family, since Ms. Kadir's release, the whole family has been under house arrest. Okay. Dunque, il nostro nuovo segretario del Partito Comunista in Cina, che governa la regione del Turkestan orientale, è lo stesso che aveva prima governato il Tibet per 4 anni e sta adottando la stessa identica politica di brutale repressione, e tramite la quale è riuscita a ridurre al silenzio ogni tipo di dissenso. E ecco, la stessa cosa la sta facendo nel Turkestan orientale, quindi ha iniziato una campagna di arresti di massa di cui le due nipoti della signora Kader sono state le vittime. E era successo un mese fa, la signora Kader l'ha saputo ieri, e è stato un momento ovviamente tristissimo, perché lei stessa aveva già passato 6 anni in prigione. Dopodiché era stata liberata grazie alla pressione internazionale. Questo perché era un personaggio di alto profilo, era fra le donne, 7 donne più ricche della Cina, era un membro del Parlamento cinese, inoltre era la leader della comunità uigura in Cina. È per questo motivo che, quando è stata arrestata, ha avuto inizio una grande campagna internazionale per porre pressione sul governo cinese affinché la liberasse, e questo effettivamente ha portato alla sua liberazione nel 2005. Però fin da quando è stata liberata, lei ha cominciato a parlare contro l'azione della politica portata avanti dal governo cinese, ad esporre pubblicamente tutte le violazioni dei diritti umani che sono costretti a subire gli uiguri. E i cinesi, per vendetta, per rappresaglia, hanno cominciato a arrestare tutti i membri della sua famiglia. Per esempio, sono stati condannati 2 dei suoi figli a fare 7-9 anni di prigione. Hanno finalmente espiato tutta la loro pena, ma da allora tutta la loro famiglia è comunque agli arresti domiciliari. So we are like Tibetan, we don't have anything to do with the Chinese. We have different language, we have different culture, we have different traditions, and we have different history. Noi uiguri non abbiamo nulla a che vedere con i cinesi, abbiamo una diversa lingua, una diversa cultura, una differente tradizione e una diversa storia.
But the Chinese government, after they took over East Turkestan, they of course promised like Tibet a autonomy for the region, and called of course they changed the name of East Turkestan to Xinjiang Uyghur Autonomous Region, and promised the Uyghur people that they will respect the basic human rights of the Uyghur people. They will respect their culture, their language, their traditions, their religion, and even the, they will respect the right of the Uyghur people to decide their own political future. Ma il governo cinese inizialmente aveva promesso autonomia alla regione del Turkestan orientale. Ha cambiato il nome in regione autonoma dello Xinjiang e appunto ha cominciato a promettere che avrebbe dato autonomia rispettando i diritti umani di base, la cultura, uigura, il linguaggio, le tradizioni, la religione, e aveva promesso che avrebbe permesso agli uiguri di avere il diritto di decidere del proprio futuro politico. But of course they didn't keep their promise, and all the promises only remained on paper, and they systematically began to, first of all, move millions of Han Chinese from mainland China to East Turkestan and change the demography of East Turkestan. In 1949, 86% of the population in the region were Uyghurs. Now, this Uyghur population declined to 65%. The Chinese population now, almost they 45% of the region are Chinese now. Mm-hmm. So China continues to, you know, to move you know, Chinese, main Han Chinese from mainland China to East Turkestan, and of course they encourage them to, you know, to move to East Turkestan. They provide everything for them. They provide housing, they provide work, they provide, you know, a lot of opportunities for Han Chinese in East Turkestan, and they forced the Uyghurs from East Turkestan to move to mainland China, because they, of course, they grab their lands. They don't, you know, the Han Chinese, and also Uyghurs are there are millions of Uyghurs, jobless Uyghurs, so they cannot find job. They provide jobs and every opportunity for the Han Chinese, but they don't provide that job opportunities for the Uyghurs. They somehow wants to force the Uyghurs to move into mainland China and assimilate the Uyghurs in the, into the Chinese society. Ok, ma ovviamente tutte queste promesse di cui abbiamo parlato non sono state mantenute e sono rimaste su carta, e il governo cinese ha cominciato a spostare sistematicamente milioni di cinesi Han nella regione del Turkestan orientale, cambiando totalmente l'aspetto demografico di questa regione. E effettivamente dal 1949 la percentuale degli Uiguri è scesa tantissimo, prima al 65%, poi al 45%, e i cinesi continuano a spostare moltissimi cinesi Han nel Turkestan orientale tuttora, e li forniscono loro ogni tipo di opportunità, alloggi, lavoro, costringendo invece gli Uiguri a spostarsi nel resto della Cina. E molti Uiguri questo lo fanno anche perché si trovano senza lavoro, questo perché le opportunità lavorative vengono date molto di più ai cinesi Han che arrivano e non agli Uiguri. Vengono costretti poi a spostarsi gli Uiguri e ad assimilarsi ai cinesi Han dove vanno a stare. Especially after the 9/11, you know, the terror attack in the U.S., the repression on Uyghur people intensified because the Uyghurs are Muslims, and Chinese government somehow using, you know, as this war on terror, international on terror, war on terror as a pretext to suppress further the Uyghur descent.
E specialmente dopo il 9 settembre la situazione si è aggravata perché è iniziata la repressione ancora più forte col pretesto che gli uiguri sono musulmani. Il governo cinese appunto ha usato questo fatto come un pretesto e ha usato la guerra e il terrorismo proprio come un pretesto per sopprimere ulteriormente la cultura uigura. And because now it is very easy to Chinese authorities to accuse the Uyghur people with terrorism because we are happen to be Muslims and you know persecute them and punish them severely, accusing them of being involved in terrorist activities. Perché adesso è molto facile per i cinesi accusare gli uiguri di essere terroristi proprio per il fatto che noi siamo felici di essere musulmani. È facile accusarli, perseguitarli, punirli e accusandoli di essere implicati in queste attività terroristiche. In last 4 years, more than 136 Uyghurs have been executed by the Chinese authorities. Chinese authorities, of course, accusing them of involvement in separatists and terrorist activities. 136, yes. Negli ultimi 4 anni più di 136 uiguri sono stati giustiziati perché sono stati accusati di separatismo e di essere coinvolti in attività terroristiche. And more than 1,000 people have been killed during the violence and clashes between the Uyghur population and the Chinese police. E più di 1,000 persone sono state uccise durante gli scontri violenti fra le insomma popolo uiguro e la polizia cinese. And now because the Uyghurs are Muslim and Muslim culture is mixed with the Uyghur traditions and Islam is one of the base of the basic of the, you know, Uyghur culture. The recent year Chinese government intensified its repression, especially on religious practices of the Uyghur people. E poiché in realtà il fatto di essere musulmani è ovviamente mescolato con la nostra cultura, l'Islam è la base della cultura uigura, e proprio per questo negli ultimi anni si è intensificata moltissimo la repressione nei confronti della nostra cultura. There is new regulations now. In Uyghur region, we talked about the so Uyghurs are Muslim, so I want to talk about the religious repression in the region and recent years. Now in the Uyghur region, the Chinese authorities even don't allow the Uyghurs to give their children Muslim names. For example, you cannot give Muhammad, you know, your son. You cannot give Muslim names. They practically prohibited, you know, Uyghurs from giving Muslim names to their children. Ci sono nuove leggi che addirittura vietano ai uiguri di dare ai loro figli dei nomi musulmani. Per esempio, non puoi chiamare tuo figlio Mohammed, se sei un uiguro non si possono dare più ai bambini nomi musulmani. I met the 2 weeks ago, I met a Uyghur from East Turkestan. He came from China, so by bribing Chinese authorities, he got a passport in mainland China, of course, not in East Turkestan. It's impossible for Uyghurs to get passport and get out of the country now, so this is so strict. And he bribed the Chinese official and got the passport and came to the U.S., and he had a very interesting story. So Chinese authorities forced him to change his name from, his name was Akram. So he said, they said it's an Arabic name, Muslim name, so you have to change it to something else. So he said Uyghur name, Oghlan. So he said, then he moved to another city, he was arrested in that city. They said, why you change your name? You want to hide something, involve in any kinds of activities. So he said, so you forced me to change my name, so I changed my name, so now you are arresting me. So this interesting, you know, things happening in the region. So the repression is unimaginable in the region. I compared with the Tibet, the situation in East Turkestan worse than Tibet right now.
And it is the worst thing is many few people knows what's happening there. At least the Tibet issue is well known by international community because of their long years of struggle, and because of His Holiness Dalai Lama, many people knows what's happening in Tibet. And also Chinese government also knows that international community knows what's happening in Tibet. So, but in the case of the Uyghurs, the Chinese government is feel free to do whatever they want to do to the Uyghur people, because they think that the international community doesn't know anything here. So they are in rush to assimilate the Uyghur people as soon as possible. The Chin Chang-go, the new party secretary, introduced new religious regulations. In these new religious regulations, designated mosques, only you can pray in designated mosques. But if you go to mosque, to designated mosques, then you have to register. If you register, then you become automatically a suspect in the eyes of the Chinese authorities. So people are afraid to go to mosque. But they cannot pray in their houses. Because if they pray in their houses, then it will be considered as illegal religious activities. And even you cannot teach your children religion, Islam, give any information. You will be punished by the Chinese authorities. It will be considered as illegal activities. In front of every mosque, there is a sign. It says, government employees, students, retirees, children under age 18, and women cannot enter the mosque. It is official. In front of every mosque in East Turkestan, you can see this sign. So who should go to mosque? China is a communist country. Everybody works for the government, and they be considered as government employee or retirees. They get their salaries from the government. So everybody is afraid they cannot go to the mosque. And then recently it was very interesting. The Chinese authorities, in order to humiliate the Uyghur people, forced the imams of them to go to the streets and dance and sing songs, praising Communist Party. And even in their songs, they have to say that we get our salary from Communist Party, not from the God. So this is, humiliation. And also, according to new regulations, for example, in Islam, drinking alcohol is forbidden. And of course, many Uyghurs doesn't want to drink alcohol. But if you, in a party, if you reject to drink alcohol, it will be considered as provocation. Yeah, you have to drink. Yeah, you have to dance with the Chinese party officials. Yeah, this is now they are interfering not only in our religion, in our daily life of the Uyghur people. One thing, for example, in funeral even, we cannot, do the funeral according to our own tradition. So the Chinese government should decide how many people should take part, how long it should last, and when it should, happen. So this is, things that is now in right now happening in East Turkestan. E due settimane fa ho incontrato un uiguro che era giunto negli Stati Uniti e era riuscito ad avere un passaporto corrompendo le autorità cinesi, perché sappiamo che altrimenti sarebbe impensabile per un uiguro avere un passaporto e espatriare. E mi ha raccontato una storia interessante, tra virgolette. Era stato prima costretto a cambiare nome dalle autorità perché aveva un nome Akram che veniva considerato come arabo, quindi ha cambiato nome, ha preso un altro nome uiguro, Oglan, dopodiché si è trasferito in un'altra città e lì gli hanno chiesto invece: ma perché hai cambiato nome? Se
devi nasconderci qualcosa, stai facendo qualche attività all'osca. Quindi lui ha detto, prima avete costretto a cambiare nome e adesso mi arrestate. E, insomma, sono delle cose molto particolari. Comunque la repressione è inimmaginabile e secondo me è peggio che in Tibet, perché almeno del Tibet molti sanno nel mondo della situazione tibetana, ci sono stati molti anni di combattimento e c'è il Dalai Lama che è una personalità molto conosciuta e il governo cinese sa che la comunità internazionale è a conoscenza di quello che succede. Per gli uiguri è completamente diverso, le autorità cinesi si sentono libere di fare tutto quello che vogliono perché pensano che la comunità internazionale non sappia quello che succede e quindi perciò si stanno preoccupando di sbrigarsi ad assimilarci ai cinesi il prima possibile. E le nuove regole che riguardano la religione sono sempre più terribili perché innanzitutto si può pregare solo nelle moschee designate, per entrare nelle quali bisogna registrarsi, quindi automaticamente si entra nella lista dei sospetti e la gente ha paura, ma c'è di più, non si può neanche pregare a casa perché pregare a casa è considerata come un'attività religiosa illegale e così come lo è insegnare ai figli l'Islam, chiunque lo faccia viene punito. Non solo, sulle moschee c'è un cartello che dice accesso vietato a gli impiegati del governo, gli studenti, i pensionati, le donne e i minori di 18 anni. Ora in realtà in Cina tantissimi lavorano sono considerati impiegati statali, lavorano per il partito e quindi praticamente quasi tutti non possono entrare nelle moschee, quindi tutti hanno paura. E di recente degli imam musulmani sono stati costretti a ballare per strada, a cantare delle canzoni che inneggiavano al Partito Comunista, che dicevano noi il nostro stipendio non lo prendi, ce lo dà il Partito Comunista, non ce lo dà Dio, cioè è un'umiliazione totale. Inoltre, sempre in base alle nuove regole, sì, è vero che non si può bere alcol essendo musulmani, però se lo si rifiuta in pubblico, se si rifiuta di bere alcol in pubblico, questo viene considerato una provocazione. Quindi il governo cinese sta cominciando a interferire non solo con la religione, ma anche con la nostra vita quotidiana. Un altro esempio, i funerali, non possiamo più fare funerali secondo le nostre tradizioni perché la legge stabilisce esattamente quanto durano, come vengono formalizzati, eccetera. Ecco, questa è la situazione dei Uiguri oggi. So, thousands of Uyghurs in recent years escaped China and took refuge in foreign countries, in neighboring countries, for example, in Thailand, in Malaysia, in Central Asian countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan. But unfortunately, China is very strong and it has economic power. So it forced all these countries to return back, deport all these Uyghurs back to China. In there, of course, very well documented, you know, by the international human rights organizations also. Many of these, you know, Uyghur refugees were executed by the Chinese authorities. And once they returned back, deported back to China, nobody knows about their whereabouts, about their well-being. So this is the trend now. A lot of people are now escaping China and, of course, took refuge in these countries. But Chinese long arm reached these countries. Even now China forced Western countries to arrest some people they want. For example, in Italy, that was last month, yes? Yes, in September. In August, the General Secretary of the World Uyghur Congress, the international Uyghur organization, he was invited by Italian Senate to give a speech at the Italian Senate. So he was arrested a few hours before he was supposed to give a speech at the Italian Senate by the Italian police in question in the request of the Chinese authorities. You are involved in that. So not only people in East Turkestan, but Uyghurs in abroad also in fear because of the Chinese government's repression. Because they forced their relatives, parents, children back home, and they took their relatives, children, and parents back home as hostage.
and wants to, you know, order these people do whatever the Chinese one, government wants them to do. And it's happening in everyday life of the Uyghur people. And of course, we would like, of course, the international community to at least to, you know, ask Chinese authorities to, you know, ease that, this, you know, repression in the region. And we would like to Western government to stick there to their values and not sacrifice this human rights, peoples like minorities like Uyghurs for their economic benefits. Thank you. Migliaia di Uiguri fuggono verso paesi come Thailandia, Malesia, paesi dell'Asia centrale, però purtroppo la Cina è forte e ha un fortissimo potere economico, per cui costringe i governi di questi paesi a respingere e farli tornare indietro, e è stato documentato dalle organizzazioni di diritti umani che molti di questi poi tornati ovviamente in Cina vengono giustiziati, oppure tornano, spariscono e nessuno sa dove stiano, se stanno bene o così, e quindi molti fuggono, però poi la longa manus della Cina li raggiunge dovunque. Ma in realtà non sono nei paesi vicini, anche i paesi occidentali sono coinvolti in questo tipo di problematiche, perché per esempio a fine agosto il nostro segretario Dolph Unisat, il segretario del congresso Uiguro Mondiale, segretario generale, era stato invitato in Italia a tenere una conferenza al Senato. Beh, è stato fermato poche ore prima della conferenza dalla polizia italiana, che l'ha portato in questura, l'ha interrogato, gli ha chiesto di presentare i documenti, questo per richiesta delle autorità cinesi. E quindi non solo nel Turkestan orientale, ma anche all'estero, gli uiguri hanno paura. Questo anche perché c'è una forte repressione nei confronti dei loro parenti che sono in Cina, che sono in casa, che vengono arrestati, presi in casa e tenuti come ostaggio. E quindi alla fine, insomma, si fa quello che vogliono i cinesi, e questo riguarda la nostra vita quotidiana. Noi uiguri vorremmo chiedere alla comunità internazionale almeno di far pressione sul governo cinese perché vada a diminuire, alleggerire questa depressione, e chiediamo agli occidentali di essere coerenti con i loro valori e di non sacrificare questi valori ai vantaggi di tipo economico. Grazie. Bene, ringraziamo Omer per questa panoramica sul Turkestan orientale, e passiamo all'altra parte del mondo molto velocemente, cioè in Venezuela, dove per fortuna non abbiamo bisogno neppure di traduzione. Bene, grazie. Aires Ven, Appoggio Internazionale alla Resistenza Venezuelana, è una delle organizzazioni della resistenza che rappresentiamo, è resistenza propositiva non violenta. Ringraziamo profondamente Società Libera di Vincenzo Vita per questo invito di poter dare la nostra versione sulla verità che vive il paese. Il Venezuela è un paese altamente pericoloso e non lo si vuole vedere così, perché indubbiamente gli interessi economici che sacrificano popoli interi predominano. A dire la verità, recentemente c'è stato un viaggio lampo di 77 ore dell'usurpatore capo boss del narcostato, perché siamo un narcostato criminale gestito da veramente un narcostato narcopoliziale militar civile, e ha fatto un viaggio lampo in uno dei paesi asiatici, nel Turkestan, credo. E in questo momento, perdonatemi che non lo ricordo esattamente, comunque è stato un viaggio di 77 ore. In questo viaggio ci sono moltissimi accordi ovviamente finanziari sulle ricchezze del Venezuela, soprattutto nella zona dell'Amazzonia, perché lì sono concentrate grandissime ricchezze, sia nella zona adiacente all'Orinoco di molto petrolio. Il Venezuela è il paese più ricco di petrolio come riserve al mondo, poi la terza in gas, che come
ho detto anche nell'intervista precedente, non sappiamo come l'Italia potrà chiedere ed esigere i diritti umani per i suoi cittadini, perché nel Venezuela, ha detto anche dalle autorità italiane, ci sono 150.000 oriundi, ma attorno a 2 milioni e mezzo di discendenti italiani, per cui la situazione è molto molto grave. In questo viaggio nei paesi arabi c'è questo mito che il Venezuela è un paese che si sta isolando dall'Occidente, forse in qualche modo, eventualmente potrebbe anche essere certo, ma veramente il Venezuela è stato da sempre vincolato ai paesi islamici da una parte, però sostenendo il terrorismo islamico, che il quale è presente in diverse sue modalità nel nostro territorio, ed oggi il vicepresidente del Venezuela è proprio il capo per l'America Latina di Hezbollah. Sicuramente è un paese pericoloso per le sue amicizie non solo con la Corea del Nord, ma il paese è invaso da Cuba, poi c'è, diciamo, una presenza molto forte con l'Iran e il traffico dell'uranio, la Bulgaria è rientrata recentemente con loro, e poi c'è la Russia, la Bielorussia, che non sono assenti. Indubbiamente, essendo un paese dell'OPEC, i suoi rapporti con sciiti, sunniti, salafiti e alawiti è molto intenso, e soprattutto per esempio con l'Assad in Siria, è stato un paese che ha inviato la benzina per bombardare i primi bombardamenti, insomma, che sono successi in Siria. Comunque nel paese è veramente in atto un olocausto vero e proprio. Noi stiamo parlando di superare le 350.000 persone assassinate dal 1999 oggi, data in cui si instaura il regime, io lo pronuncio un po' stranamente, Chavez, che lo chiamo molto apertamente l'insepolto, così come con questo attuale boss, che è assolutamente illegittimo perché la Costituzione venezuelana esige al presidente la cittadinanza venezuelana, unica cittadinanza, e lui non l'ha ancora potuto dimostrare, ma è riuscito ad uccidere nel 2014 e a giustiziare i ragazzi che erano usciti a chiedere un futuro migliore, perché è semplicemente il diritto di chiedere: voglio vivere e voglio vivere bene, con i principi e tutte le nostre tradizioni e tutto ciò che il paese ha potuto dare a tantissime persone in un passato. Va bene, questo non è pensabile, ma recentemente, da aprile a luglio, che ci sono state le rivolte che finalmente hanno fatto un po' vedere la circostanza del Venezuela, sono stati assassinati 135 giovani, ma questa è una cifra proprio, se la volete, ufficiale, ma molto occulta, perché sappiamo che indubbiamente può superare le 800 persone. Abbiamo i prigionieri politici per centinaia, e questa è una situazione gravissima, perché loro ritengono che nel Venezuela non ci sono prigionieri politici, ma politici prigionieri. Forse qualcuno sa vedere i politici in prigione, bene, là loro espongono questa attività di prigionia politica in questo modo. Ovviamente non c'è nessun diritto né libertà di espressione in questo momento attivo, e c'è una parte, perché le persone che in questo momento non vogliono andare a mangiare nella spazzatura a prendere un osso e magari poterlo succhiare un po', bene, quelle persone devono rendersi incondizionali del regime, con un sistema di schedatura. Quindi è ovvio che io, appena sento che su un yuguro deve andare in moschea, si deve registrare, capisco assolutamente che stanno semplicemente
facendo schedature a memoria vecchia, anche le schedature Fiat ci furono a Torino in un momento. Quindi questi processi il mondo li conosce bene, il comunismo sa perfettamente bene come gestire la fame, la malnutrizione, le malattie e poi veramente un olocausto, perché noi moriamo, ci muore un bambino ogni 50 minuti per questi fattori di denutrizione, malasanità e fame, ma anche da come ho detto l'anno scorso alla nona marcia per la libertà dei popoli oppressi, ogni 50 minuti uccidono uno, domani avrete le cifre attualizzate. Indubbiamente che i fattori socioentropici della tirannide, sin dalle sue origini, sono l'odio, la bugia e il terrore, e questi tre fattori socioentropici si sono concretizzati in un gigantesco terrorismo di Stato, dove c'è una guardia pretoriana di forse 2 milioni di persone anche armate, i paramilitari e tutte le modalità e riforme che si sono fatte alle forze armate nazionali, dove loro oggi non sostengono in nessun modo né la Costituzione, purché del sepolto la Costituzione, e tantomeno le manifestazioni o le esigenze del popolo, che non vuole semplicemente, penso sia lecito, non vuole morire di fame. Le ricchezze del Venezuela sono un grossissimo impedimento perché la comunità internazionale si pronunci, e il Vaticano ha fatto una figuraccia mostruosa perché 2 anni fa si è inserito chiedendo un dialogo e ha dato vita a 2 anni ancora del regime di sopravvivenza. Questo significa che in Venezuela è traducibile facilmente a 30.000 persone assassinate all'anno, quindi il Vaticano ci ha regalato 60.000 persone assassinate. Noi addirittura c'è stato un momento in cui la conferenza episcopale venezuelana si è controposta al Vaticano di queste posizioni di vergogna. Quindi questa, anche la pronuncia di, significa come viene il tale amante del peronismo e del comunismo e della teoria della liberazione, considerato da moltissimi di noi. Voglio veramente chiudere quindi con questo, dire con molta chiarezza che abbiamo però certi prigionieri politici, come in questo caso, e la stiamo clamando per la vita di un ragazzino che adesso ha 18 anni ma è stato messo in prigione nel 2014, che si chiama Jeremy, molto torturato, ne sono stati torturati tutti. Pochi giorni fa hanno liberato 2 militari che sono vissuti delle torture indescrivibili da loro stessi, e poi abbiamo la vita del capitano Juan Carlos Caguaripano, che ora il regime, la tirannide venezuelana, gli usurpatori, il boss del narcosato, possono ben sapere che anche in Italia in questo momento sappiamo che vogliamo vivo a Juan Carlos Caguaripano. Grazie, io finisco con una citazione, scusatemi, sono pochi secondi. Volevo dire che Aires Ben ha una radio, il nostro lema è conoscerete la verità vi farà liberi, perché siamo cristiani e ci guidiamo da questo, ma voglio ricordare nel libro del profeta Zaccaria, nel capitolo 8, versicolo 16, dice: queste sono le cose che dovete fare, cioè come dovremmo vivere noi che abbracciamo questa posizione. Dite la verità ciascuno al suo prossimo, fate giustizia alle vostre colpe, secondo verità e per la pace. Per cui non è possibile avere pace senza giustizia, ovviamente hai l'esempio e si dice giustizia. Grazie, abbiamo finito con i popoli.
oppressi. Per fortuna ce n'erano solo tre, perché ne potevamo disporre di quanto ne volevamo. Quindi, diamo la parola molto velocemente al professor Franco. Sono professore, sono qui come uomo della strada. Che... Mi era stato suggerito questo, professore. Le lascio anche il posto. No, 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 sei qui in piedi. No, da lì per no, intanto saluto e ringrazio i rappresentanti delle minoranze che hanno parlato, perché è stato veramente un conoscere delle realtà che forse non conoscevamo così in maniera approfondita, e a me ha veramente commosso, cioè mi rendo conto che bisogna prendere ognuno di noi coscienza di queste situazioni perché ognuno possa fare quello che può personalmente fare, perché il mio piccolo apporto può aiutare in prospettiva, educando, essendo d'esempio, persone ad essere accoglienti piuttosto che essere oppressori. Quindi vi ringrazio veramente di questa testimonianza forte che mi porterà a riflettere ulteriormente sul mio impegno nei confronti di queste minoranze, ma anche delle persone che incontro sulla mia strada, insomma, perché questo è il problema. Io invece mi ero posto il problema del perché, cioè che significato possa avere aver fatto questo incontro sulla via Francigena, no? E io credo, ho riflettuto e credo che questa assimilazione non sia solo ideale, nel senso che storicamente, per esempio, la via Francigena è stata una via di grande integrazione culturale, che ha permesso a popoli medievali di conoscersi, di superare le diversità, di superare le differenze, e la gente ha imparato attraverso questa cultura dell'accoglienza ai pellegrini, tra virgolette, ma anche ai soldati e ai mercanti che si mettevano in cammino non solo per arrivare nei luoghi santi della cristianità come Gerusalemme, come Roma, come Santiago di Compostela, ma anche Monte Sant'Angelo, eccetera, è stato importante diciamo questa disposizione, questa disponibilità all'accoglienza del diverso, eccetera, perché ha creato questa cultura dell'accoglienza. Io ricordo tempo fa di aver camminato verso Santiago di Compostela e aver incontrato una vecchietta, una galiziana, che mi raccontava che lei ogni sera mette sulla propria tavola un tavolo in più, un piatto in più, nella speranza che alla sua porta possa bussare un pellegrino affamato e lei lo possa accogliere. Questa è la cultura che nel Medioevo aveva creato questa grossa disponibilità all'accoglienza. Per esempio, voglio portare un esempio concreto. In questo paese, a Campagnano, c'è un sacerdote, Don Renzo, che nel 2000 ha istituito, ha messo in piedi un piccolo ostello per accogliere i pellegrini del Giubileo che venivano a Roma ad ascoltare Papa Wojtyla, insomma, questa grande riunione dei giovani che si fa ogni 4 anni. E lui fa questo per accogliere, indipendentemente dal credo di chi arriva, ha messo in piedi questo ostello per accogliere la gente che cammina, che ormai non è un pellegrino, oggi chi cammina è un pellegrino in senso lato, è uno che è alla ricerca di se stesso, per riscoprire se stesso, il proprio vero bene, e lui lo fa in maniera personale, con gesti personali di accoglienza, non si limita a dargli un letto, a rispondere solo concretamente al bisogno che ha il pellegrino. Chi cammina sa che quando uno arriva la sera stanco in qualche luogo, la prima esigenza che ha è quella di farsi una doccia e poi un letto per andare a dormire, mangiare qualcosa, eccetera, eccetera. Ma lui mette qualcosa in più in questa accoglienza, mette la sua persona, parla con queste persone, si confronta e lo fa anche gratuitamente, cioè la gente apprezza molto che questa ospitalità sia gratuita.
ma soprattutto apprezza in lui questo gesto che si mette in gioco, parla, ascolta, chiede da dove vengono, chiede di registrare le proprie esperienze e così via. Ecco, piccoli gesti concreti per rispondere a delle piccole esigenze concrete. Io credo che chi cammina sa l'importanza di essere accolto, ma capendo l'importanza di essere accolto capisce anche l'importanza di accogliere. Quindi la similitudine io la trovo in questa, nell'accoglienza di persone che a qualsiasi titolo camminano e capiscono con piccoli gesti concreti di solidarietà, di accoglienza, di amore soprattutto, l'importanza di essere accolti, ma riflettendo capiscono l'importanza di accogliere. Quindi credo che sia questo, ognuno di noi può avere nel proprio piccolo la possibilità, io credo che possiamo e dobbiamo avere la possibilità di imparare ad accogliere il diverso, l'altro, lo sconosciuto, l'oppresso, e questi piccoli gesti che noi possiamo nella nostra quotidianità possano educare poi pian piano molti, quelli che in futuro avranno maggiore coscienza dell'importanza di essere solidari, accoglienti, ospitali e battersi per le minoranze appunto che purtroppo ancora oggi sono oppresse, sono vilipese in qualche modo e non possono esprimere la propria libertà di religione e di idee politiche e così via. Allora, prima di dare la parola a chi poi realmente ha voluto questo evento, cioè Marco Patriarca, quindi daremo la parola in modo che lui possa chiudere, io volevo complimentare con lei, professore, perché difficilmente in Italia, devo dire, si comprende che cosa è un cammino. Vede, io negli ultimi 18 anni, se non faccio bene i conti, ho camminato per 5.500 km in Europa, cioè sono andato 4 volte a Santiago, facendo anche però partendo dalla Svizzera, tutta la Francia, e sono stato uno dei pochi italiani che ha fatto la via Francigena all'inverso, cioè partendo dai monaci del Gran San Bernardo mi sono fermato a Canterbury. Non ho mai camminato in Italia, perché due miei amici che mi hanno preceduto in questi cammini mi hanno sempre raccontato cose tristissime dei cammini in Italia. Cioè gente che veniva, amici, venivano sfottuti per strada, man mano che si avvicinavano a Roma, scendendo dalla Toscana, ma dove vai? A fanatico che portava lo zaino addosso o roba di questo genere, o anche scacciati da preti, successo nella bassa Lombardia a Piacenza. È vero. Quindi io mi sono sempre astenuto dal camminare in Italia. Perché non c'è la cultura che lei ha espresso magnificamente con le parole che ci ha detto in precedenza. La cultura dell'accoglienza e l'accogliere e dell'essere accolto. E proprio perché volevamo ritornare sui concetti, come dire, del cristianesimo su queste strade che sono state le pietre miliari, no? Dello sviluppo della cultura europea, la Francigena, Santiago e altre cose che adesso poi si inventano. Ci sta il cammino di Francesco, come dire, domani alla marcia che sarà una signora della Toscana che fa parte di un consiglio di amministrazione del cammino di Francesco. Io non sapevo che, cioè, prima fanno i cammini, poi fanno i cammini di amministrazione, i consigli di amministrazione. Guarda, io sono un poveraccio, ho camminato per 5.500 km rimettendoci tutto quello che ci potevo rimettere. Vabbè, ma al di là di questo è importante, molto importante quello che ha detto, e che poi c'è un suggerimento dell'assessore che poi lo farà lui un attimo dopo. Ritornare su queste strade significa imparare queste cose, e allora più che fare una marcia a Roma di tipo stanziale, andare a Piazza Mazzini, via dicendo, secondo me la società libera nei prossimi anni deve inventarsi qualcosa di diverso, qualcosa che vada su queste strade, che sia una marcia un po' di grande, come dire, per far vedere anche posti, luoghi e via dicendo, perché la situazione dei diritti umani nel mondo, che noi ne possiamo pensare, non migliora, ma peggiora anno dopo anno. Mi fermo qui, passiamo a Marco. Voglio chiudere questa serata, sono felicissimo di aver sentito tutto quello che ho sentito. E
vorrei iniziare soltanto parlando per 5 minuti. Sono contento di avere osservato lo stupore della bellezza di questo posto per le persone che non erano mai venute qui e che sono venuti di tutti voi. E spero che questo abbia compensato, almeno per me, continua a compensare le cose terribili che abbiamo sentito dai tre interlocutori. Abbiamo sentito delle cose terribili, di cui, come diceva l'amico Franco, noi di queste cose non sappiamo praticamente nulla. Ormai però il mondo è cambiato. Cominciamo a sapere qualche cosa e questi paesi cominciano a sapere anche qualche cosa di noi. E mentre commentavo con l'amico Yugura, se non mi ricordo, qual è il problema che è emerso in tutte queste relazioni e in tutti i problemi? Che questi regimi, quello che loro, il modo di comportarsi nei confronti degli scappano, dei rifugiati, questi regimi hanno paura. Vi racconto un piccolo episodio che non è soltanto una quotazione, una citazione culturale. C'è uno storico italiano, Guglielmo Ferrero, che scrisse un libro che si chiama Il potere, e qualcuno gli ha chiesto: ma come mai gli è venuto in mente di scrivere questo libro Il potere? E lui ha raccontato, Guglielmo Ferrero insegnava in America, a Princeton, in un paese vicino a Princeton, al liceo, e ha scritto un articolo che ha pubblicato sul giornale di non mi ricordo quale, siccome lui tornava in Italia a vedere la madre, torna e viene arrestato nel 1940, c'è la polizia, e lui comincia la sua riflessione, cioè un potere formidabile come era il fascismo, che va a cercare un trafiletto che viene pubblicato a 6.000 km da qui, vuol dire che è un regime che ha paura. E questi hanno paura. Ci sono degli articoli che online citavo prima con l'amico Yuguro, che sul New York Times, che raccontano tutto lo spionaggio che fa la Cina. E la cosa terribile è che tutti cedono. Tutti dicendo, noi, la storia che lui ha raccontato, questo signore, questo poveretto, non è stato nulla di lui, ma questo è stato preso dalla polizia italiana, in Italia, senza estradizione, senza niente, l'hanno preso, impacchettato e l'hanno rimandato in Cina. Ma poi c'è la storia dei 100 che sono scappati in Thailandia, la Thailandia ha fatto la stessa cosa. Io ho letto solo un trafiletto sul Messaggero, abbiamo polemico, e ci abbiamo servito per fare un piacere al governo cinese, senza tradizione, senza che nessuno abbia dato il merito, il giudice di struttura non lì ha firmato. Questo è il male. Allora, che cosa servono queste cose? Queste cose che noi facciamo, queste cose che tu fai, Vincenzo, e Società Libera, è che sì, questa paura deve essere diffusa e deve aumentare, bisogna farla aumentare con tutti i modi, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, perché in questo mondo interdipendente, come diceva l'amica tibetana, è indipendente, ma è interdipendente, ma ci sono delle dipendenze che sono praticamente impossibili, perché come fai a interfacciarti con delle persone quando 6 mesi fa a Londra un'avvocatessa russa di Mosca, che doveva partire per difendere un rifugiato politico di Putin a Mosca, sta a Londra con uno studio legale che e va, la trovo in albergo col telefono, ha detto: io so che dovrò rimandare perché appena arrivo a Mosca mi arrestano, con pretesto qualsiasi mi arrestano. Quindi questo è quindi vorrei ringraziare Vincenzo per questa cosa, vorrei ricordare che in questo posto, visto che abbiamo l'amico Cesolini, assessore presente, che questo posto è destinato secondo me a fare altre cose di questa stessa importanza, magari con più accoglienza, con più persone, ma di fare delle cose che danno senso, e questo ci aiuterà anche, come dicevamo con Franco, di ricordare proprio per questo tipo di attività in quello che è stato il padre spirituale di tutta questa operazione di salvataggio del Sogno, che era Franco Mazzotti, che era un po' stato durante 4 diverse amministrazioni pubbliche, è stato un po' l'eminenza grigia
di che sia seguito un po' queste cose, e quindi credo che sarebbe stato contento di essere qui stasera e spero che ci saranno altre occasioni per fare altre cose di questo genere. Quindi ti ringrazio. Grazie. In chiusura, che dicevo, mi diceva prima. Tanto io vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato di poter ascoltare queste testimonianze molto incisive. Il popolo di Bedano sappiamo benissimo le sofferenze che ha da diversi anni, il popolo venezuelano, qualche cosa esce fuori, ma il popolo di Guro per me è stata questa sera un po' una sorpresa, e la terribile situazione che vive è drammatica. Stiamo parlando adesso con Vincenzo e questa iniziativa probabilmente dobbiamo svilupparla, farla crescere di più, come diceva l'amica tibetana che vita famiglia. Bisogna coinvolgere più persone. Stavo pensando probabilmente, visto che domani c'è una piccola marcia alla piazza Mazzini a Castel Sant'Angelo di 18 km. No, un chilometro. Infatti mi ha un po' terrorizzato, insomma, non partecipo. Allora adesso se posso sì. È un appello come faccio io a tutti. Il sabato di solito lo dedico ai miei figli. Se c'è un compleanno ho due figli. No, se devo andare a un compleanno accompagno loro, mi dispiace, ma. Sì, ma il professore una volta. No, anche no. Le dietro abbiamo una sorpresa, la possiamo già svelare, Marco l'assessore. Cioè noi domani vorremmo regalare intanto alla signora che viene del consiglio di amministrazione di Francesco, e via dicendo, vorremmo regalare a questo comune una lanterna che noi abbiamo già comprato, cioè abbiamo messo un adesivo sopra di Società Libera, affinché questo prenda l'impegno, come dire, di fare insieme a noi o anche da soli nel corso del prossimo anno qualcosa per il diritto umano nel mondo, indipendentemente dalla Società Libera. Allora vorremmo regalarla a qualcuno di questa amministrazione. Molto volentieri. Pubblicamente. Vabbè, il modo lo troveremo, qualcuno di noi verrà sicuramente. Scusi, non interrompo. No. E quindi avevo pensato a fare una piccola marcia simbolica, anche noi che accompagniamo, magari si potrebbe partire dal comune, dalle scuole, coinvolgere le scuole medie, magari i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni magari si potrebbero sensibilizzare, magari sono pronti per essere sensibilizzati, arrivare fino a qua giù. Speriamo che questa sala diventerà piccola, quindi dovremo trovare un'altra sistemazione, magari andremo a quella sotto più grande e fare questa manifestazione coinvolgendo i bambini e sperando che vengano coinvolte anche le loro famiglie. E parleremo.